Cresce a New York Uber, la famosa applicazione per il trasporto di persone attraverso Ubercopter. L'app per auto con conducente infatti lancia un servizio di elicottero che porterà direttamente i passeggeri da Manhattan all'aeroporto Kennedy in 8 minuti circa. Il nuovo servizio chiamato, ripeto, Ubercopter, si potrà andare a prenotare direttamente dalla famosa applicazione in questione a partire dal 9 luglio 2019. Il costo medio per corsa sarà tra i circa 200 e i circa 225 dollari a persona. I passeggeri possono andare a chiedere il servizio chiamandolo sul momento come un classico taxi oppure prenotarlo con 5 giorni di anticipo. È disponibile però solo per i membri Platinum e Diamond del servizio Uber, coloro che hanno accumulato più di 2.500 punti. Gli utenti vanno a guadagnare un punto per ogni dollaro speso con Uber Pool o Uber Eats e fino a 3 punti per ogni dollaro per i loro veicoli di lusso Uber XL. Vi ringrazio in primis per la visione, vi ringrazio in secondis per il relativo ascolto di questo video di oggi. Dunque Uber va a raddoppiarsi per offrire il meglio che possa esistere. E lo fa grazie a Ubercopter, questa app che va a lanciare l'elicottero da Manhattan e che porta all'aeroporto Kennedy in soli 8 minuti di tempo. Un caro salutone a voi e al prossimo video dal narratore italiano.